È una passerella in PVC omologata proprio per tutti i tipi di camminamenti, quindi si adatta sia alla spiaggia, agli ambienti boschivi e soprattutto è arrotolabile, quindi sicuramente sarà, assemblarla sarà molto più semplice rispetto a quella precedente che era fatta di chiodi e legno, e quindi ad oggi nel 2022 possiamo dire che abbiamo una passerella all'avanguardia. L'iniziativa nasce soprattutto dalla democrazia partecipata. Il progetto non è riuscito a essere tra i progetti vincitori e quindi comunque abbiamo voluto proporre l'iniziativa. Abbiamo chiesto a tutte le aziende locali di contribuire con appunto una raccolta fondi per riuscire comunque a garantire la stagione estiva a coloro che comunque hanno necessità di toccare il mare con un dito. Noi abbiamo gettato, diciamo, un seme. Senza la collaborazione dell'azienda non avrebbe potuto esserci oggi la possibilità di acquistare questa passerella. Quindi il mio ringraziamento va soprattutto a tutte le aziende che hanno collaborato. Il ringraziamento particolare va ai ragazzi al Lavoro Loco e all'intera comunità montallegrese che ha contribuito con un proprio contributo affinché si realizzasse e si comprasse questa pedana, che è molto importante. Noi il Comune di Montallegro ce l'aveva, ma diciamo era di legno, obsoleta, e quindi si è voluto dare un tocco anche di innovazione alla spiaggia di Borgo Marina. E abbiamo montato pure un gazebo, proprio tipo come sosta per persone che hanno disabilità. Sì, sicuramente miglioreremo tantissimo la nostra Borgo Marina e ci stiamo attivando per far sì che diventa pure una bandiera blu. E giustamente per affinché venga istituita la bandiera blu bisogna che ci siano parecchi servizi, e quindi noi già stiamo predisponendo pure il prossimo anno i lavori che verranno effettuati durante il periodo invernale, proprio per questo motivo, per potenziare ancora meglio e rendere ancora più fruibile la nostra bellissima realtà che è Borgo Marina.